Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati con il consueto appuntamento del martedì sera con la Pro League, distanza di gara al 100%. Io vado a presentare me stesso, io sono Andrea Longagnani per voi di Erlong, a fianco a me questa sera con la regia e il commento tecnico di Raffaello Morga Raffoidex. Ciao Andre, buonasera a tutti. E dalla stanza dei bottoni invece c'è il buon Andrea Badolato, Fit Andre. Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Siamo sul circuito del Montmeló in Catalunya, Spagna, e stiamo vedendo in questo momento una classifica quando mancano 11 minuti e 33 secondi al termine con un Lele Salva. Con quale miglior modo di... tra virgolette presentarlo al pubblico come nuovo pilota ufficiale Racing Point al posto dello squalificato Aie Brazorf, si piazza per adesso in pole position provvisoria in 1.14.681. Altra nota per questo GP è la sostituzione in casa Mercedes di Mister X da parte del buon Lopez Chi 88, ovviamente come terzo pilota subentra al mancante Ernesto Coppola. Dopo che c'è stato il recupero di Cina vinto da Dado Izzi, anche se la pista aveva decretato un risultato differente, c'era stata la vittoria infatti della Ferrari di Advance Apple. Dopo il referto del direttore di gara ha visto il pilota della Red Bull Dado Izzi vincere la sua prima gara in questa stagione nel campionato Pro League, secondo Mauro Gold con la sua McLaren e terzo il buon Advance Apple. Raffo, stasera che ti aspetti da questa Pro League che ci ha regalato tanta, intanto Drago Lievitato 1.14.597 si piazza in virtuale pole position, dicevo, ci ha regalato tante emozioni la Pro League in queste prime gare, se ci puoi dire qualcosina anche sul circuito. Sì, circuito che come abbiamo visto anche ieri sera non è semplice da affrontare, soprattutto per forse l'elevata usura che hanno le gomme qui per quanto riguarda il 50%, ma credo che anche al 100% da quello che ricordo dalla pre-season non era semplice, quindi le gomme saranno un po' da gestire. Sono curioso di vedere anche le strategie perché si possono differenziare abbastanza stasera, secondo me qualcuno tenterà anche una sosta. E rispetto alle altre gare stasera vedo più favorito per esempio Drago Lievitato o anche Mike Mai, che adesso va a segnare appunto il primo tempo. Eh sì, la Mercedes di Mike Mai si piazza in pole position provvisoria quando mancano 9 minuti al termine delle Q in 1.14.535. Un Mike Mai che nelle ultime apparizioni è risultato molto molto in palla. Speriamo che questa sera riesca a concretizzare quanto ha seminato nelle scorse gare. Intanto vediamo anche che il buon Flaminio fa segnare un 1.15.232, si piazza in sesta posizione, mentre non sono ancora, o meglio, non hanno ancora fatto segnare un crono John Rambo con la McLaren, Just Lawler, il leader del mondiale della Pro League, Alesi, Zeta Pro Mauro e Dado Izzi, Birillo Dog, Giovi e Cartista. Quindi ci aspettiamo questi 8 minuti che mancano al termine della qualifica di fuoco. Intanto saluto tutta quanta la chat, vi ricordiamo che siamo in live su Twitch, quindi potete seguire anche su www.formulaitalianteam.com il nostro live timing. Bisogna registrarsi al sito ovviamente se non si è ancora registrati, per poi accedere a tutte le funzionalità che questo marchingegno ideato dal buon Lopez Chi 88 permette, ovvero si possono vedere i danni, le penalità, il passo gara, settore per settore di qualsiasi pilota che sta correndo in questo momento. È un modo in più per vivere la gara della Pro League. Intanto
è stato fatto segnare un tempo da kartista in 1:15.086 per il momento. Quattro piloti sotto il muro dell'1:15 con Drago Livitato e Mike Mai, che sono separati da un non nulla, da 62 millesimi, per poi trovare la salva in 1:14.06 e Mauro Gold in 1:14.07. Deve ancora sbocciare questa qualifica. Io, Raffo, ti chiedo quali sono i punti più difficili di questo circuito. A me viene in mente per esempio curva 10 e poi dici tu. Allora, un'altra curva che secondo me, o meglio una sequenza di curve che è di, secondo me 7, 8 e 9. 7-8, che diciamo è una chicane in salita dove mette a dura prova la stabilità aerodinamica di una macchina. Infatti da lì si vede anche se il setup è completo, è ben bilanciato. E poi anche curva 9, perché qui stando con queste macchine, soprattutto in qualifica, si riesce a fare anche in pieno, ma bisogna stare molto attenti. Tanto andiamo a seguire Just Lawler, che mi pare sia nel suo giro, quindi è passato adesso sotto la prima fotocellula, settore viola per il pilota della Williams. Vediamo come si comporterà nel tratto tortuoso che poi porta la Kamsa. Curva molto veloce che in qualifica si fa in pieno, in settima marcia, con queste macchine che hanno veramente tanta tanta aerodinamica. Molto pulito qui. Attenzione, c'era una McLaren, probabilmente poteva dargli qualche fastidio, ma si è fatta subito da parte. Chicane, ultima curva per Just Lawler. Rettilineo principale. 1:14.288. Just Lawler timbra il cartellino a 5 minuti e 20 quando al termine delle qualifiche, e dice: io sono presente anche questa sera. Si piazza in pole provvisoria. C'è anche Flaminio, il suo compagno di scuderia, toglie 10 millesimi dal suo crono nel T1, 122 millesimi invece nel T2 tolti da Flaminio. Grandissima staccata del pilota Williams, arriva nel tratto più tortuoso del circuito, curva a destra cieca e poi chicane, ultima curva. Vediamo come si posizionerà il pilota della Williams. Rettilineo principale 1:14.972. Scende sotto al muro dell'1:15 e si piazza in sesta posizione. Ho visto kartista che aveva fatto il giro con le gomme medie in 1:15.0, adesso sta uscendo con le gomme soft. L'avevamo visto ieri, Raffo, effettivamente la gomma soft non dura tantissimo. È vero che erano a 50%. Secondo te può essere un vantaggio nella 100% partire con una gomma media? Secondo me sì, anche perché da quello che ricordo dalla pre-season in pochi avevano fatto due soste, erano andati tutti più che altro su una media hard e che stava pagando molto comunque, non è da sottovalutare una sosta questa sera. Intanto Lopeski! Oddio, eravamo all'unisono sul pilota Mercedes, anche perché era l'unico in pista nel suo giro lanciato. È arrivato sull'erba prima della staccata dell'ultima chicane. Infatti vai ai box, vediamo se si rilancerà il pilota stasera. Ricordiamo che sostituisce il buon Mr. X. Vediamo chi esce. Flaminio rientra ai box. In pista c'è Z Pro Mauro, con gomme medie anche lui. Quindi vediamo se il pilota Haas riuscirà a segnare un crono con queste gomme. Poi sarà molto molto curioso andare a vedere cosa potrà fare, differenziando la strategia dal resto del gruppo. Cioè, lui è John Rambo per ora in pista, stanno aspettando tutti per tentare l'ultimo
L'ultimo stint, l'ultimo giro lanciato con la gomma soft. Sì, adesso Marco Gano e Lele Salva stanno, sì, stanno uscendo tutti. Sì, sì. Ed ho anche una Mercedes, penso sia quella di Mike Mai. Uscire e andare in pista. Ah no, è Lopensky in realtà, sì. Adam Seppel scende ancora con gomma media invece. Vediamo cosa cercherà di fare, magari cercherà di rodarla per averla al meglio poi nelle prime parti di gara. Pilota che ricordiamo aveva vinto in pista il recupero del Gran Premio di Cina. Advance Apple, vediamo se questa sera riuscirà a fare centro. Tanto Z Pro Moro 21-0 nel primo settore. Ovviamente con questa gomma media la differenza la fa tutto il terzo settore. ...7-8... molto pulito, non abusa tanto del cordolo interno, in pieno per curva, per curva 9... prima zona di RS per lui. 49-1 nel secondo settore. Buono qua, molto pulito anche in entrata. Vediamo ultimo settore per Z Pro Mauro. Arriva ultima curva. 1:15:175, si piazza in top 10 il pilota Haas con gomma media. Molto buono il suo crono. Lele Salva, intanto ho visto una Ferrari girarsi, non vorrei che fosse il buon Advance Apple. Lele Salva, sì. Toglie 168 millesimi. Oh, attenzione, disconnessione di Mike Mai. Questo implica che si andrà a rifare la stanza. Oh, mamma, scodata di Lele Salva all'uscita. La curva prima delle S. Sfrutta tutto il cordolo in uscita. Sono finite le qualifiche. 1:14:577. Lele Salva si porta in terza posizione. Scalzato subito da Mauro Gold in 1:14:332. Andiamo a vedere. Just Dollar non si migliora nel primo settore. Tutto sommato in linea. Drago lievitato terzo in 1:14:03. A un decimo, poco meno di un decimo da Just Loller. Vediamo Flaminio anche. Sta arrivando la fotocellula del T2, ma ci è passato prima il suo compagno di squadra, che toglie 85 millesimi dal suo miglior tempo. Just Loller arriva nell'ultimo settore. Chicane aggressivo qui sul cordolo. Si sfrutta tutto il cordolo in esterna per avere maggiore accelerazione e affrontare la ultima curva. Peccato. 1:14:03. Flaminio sopravanza adesso. Non si migliora. Si migliora. 1:14.972. Rimane in settima posizione. Finiscono quale qualifico? Perché Marco Ganu ha alzato il piede. Ha alzato, sì, il piede, sì. E Z Pro Mauro è entrato in box. E quindi possiamo iniziare a tirare le somme di quello che sarà un Gran Premio di Spagna tutto da scoprire questa sera su Formula Italian Team, con Just Loller che ribadisce la prima posizione in 1:14.288. Con a fianco partirà in prima fila la McLaren di Mauro Gold, che conferma i progressi fatti da Vietnam in poi. Poi Drago lievitato terzo, vedremo come si comporterà anche Drago. Negli ultimi GP non era stato tanto brillante, ma ovviamente ci si aspetta molto di più da lui, che era stato vincitore in Australia. Poi Mike Mai quarto, quinto Lele Salva, sesto Giovi, settimo Flaminio, ottavo Marco Ganu, nono Cartista. Al termine della top 10 c'è Z Pro Mauro con gomma media
e poi Lopensky, Advan Seppel, John Rambo, Alesi, Dadoizzi e Birillo Dog. Birillo Dog che non ha fatto registrare nessun tempo. È un grosso peccato per le due Red Bull, perché avevano fatto vedere sia in Cina che in Olanda che stavano facendo delle belle gare. Raffo, cosa ti aspetti da questa gara? E mi sembra che Lele Salva abbia un po' mantenuto le premesse. Si era visto già in Cina con la Renault, che era un pilota molto molto veloce, e poi anche Mike Mai, altra conferma, Mauro Gold e alla fine Just Lawler, ovviamente sempre in pole position. Sì, secondo me Lele Salva sta andando molto bene, l'aveva fatto vedere anche la scorsa gara. E stasera però mi aspetto Drago Lievitato e Mauro Gold davanti. Just Lawler secondo me faticherà un po' di più, più che altro per l'usura delle gomme, ma staremo a vedere. Tanto mi rivolgo al direttore di gara Andrea Badolato. Sì, stiamo ricreando la stanza, possiamo continuare con la live 5 minuti, io intanto esco dal party e ci ritroviamo tra qualche minuto. Perfetto, perfetto. Tra pochi minuti. Ok, e allora va bene, iniziamo a fare un po' di consueto just chatting, come si dice in gergo di Twitch. Parliamo un po' di quello che è successo nell'ultima settimana dei campionati in quel di Zandvoort. Raffo, innanzitutto, cosa ti è sembrato? Come ti paiono tutte le categorie? Mi sembrano abbastanza tutte equilibrate, con tante persone che possono giocarsi la vittoria, e poi andiamo a introdurre anche quello che sarà poi questa sera la Pro League. Ecco. Sì, tutte categorie abbastanza equilibrate, a partire anche dalla Sport, comunque in 5 gare, 5 vincitori diversi. La Pro sono sempre comunque tutti abbastanza vicini, in Master è un trenino unico dall'inizio alla fine, addirittura abbiamo visto un quarto posto del Buon Dead in Master, e anche in Prime ci hanno fatto divertire comunque, sono state belle gare in Olanda. Assolutamente sì, anche perché era un tracciato tutto da scoprire, sia per i piloti in pista, sia per noi che la viviamo da telecronisti, quindi ho letto di piloti che arrivavano alla fine di questo Gran Premio col mal di testa, perché effettivamente eri sempre in curva in quel di Zandvoort, quindi ci poteva stare. Poi io da, tra virgolette, chiamato in causa della Prime League, abbiamo vissuto un GP incredibile con 4 safety car, una virtual, la pioggia che è arrivata a metà gara, è stato veramente snervante anche sotto quel punto di vista. Quello che potrebbe non essere il GP di Spagna, l'abbiamo visto ieri sera in Sport League, tu eri presente nel Gran Premio, perché Spagna bene o male si conosce, è un circuito molto completo che si consiglia anche a chi non ha mai fatto esperienze col volante, perché tutte le curve possibili e immaginabili, sia questo che Silverstone, ce le hanno. Con il volante sicuramente Catalunya è uno di quei circuiti che può darvi un po' di aiuto. E dicevo, questa sera, ieri sera abbiamo visto Topping che ha condotto la gara dall'inizio alla fine. Secondo te questa sera con Just, che praticamente potrebbe essere il suo alter ego in Pro League, ti aspetti la stessa cosa, oppure dalla sfilza di rivali che ha Just in Pro ci potrebbe essere qualcosina di più, qualche attacco di più? No, secondo me questa sera ci può essere qualche attacco di più. Soprattutto, come ti dicevo prima, qua l'usura è alta, e da quello che ho riscontrato anche da altri piloti, soprattutto chi ha il pad, mi diceva che ha molti problemi di usura. Non so Just, sinceramente, io ho sentito piloti come Melissano e Paolo, e quindi vedremo. Secondo me
ci saranno tanti sorpassi stasera. Mauro Gold è molto vicino e anche Dragoli Evitato, che è in lizza per il campionato. Assolutamente sì, io da quel poco che ho provato ho visto che l'usura delle gomme si concentra spesso e volentieri sull'anteriore sinistra, anche perché ci sono tante curve in appoggio da fare quasi in pieno. Mi viene in mente curva 3, che è una delle più lunghe, tutta in appoggio verso destra, quindi l'anteriore sinistra è tanto sollecitata da quel punto di vista. Per non parlare poi della curva dopo, curva 4, che è sempre la stessa curva, solo con un raggio un pochettino meno ampio. E poi ovviamente quando si arriva nell'ultimo settore, prima di arrivare alle chicane, sono specialmente quasi tutte curve a destra in appoggio molto veloci, quindi l'anteriore sinistra va veramente in crisi, mentre le altre bene o male riesce a gestirle. Ed è per questo che un pilota questa sera che vorrà vincere deve tenere sott'occhio assolutamente l'usura delle gomme, e soprattutto ci apre un mondo sulle strategie. Ieri abbiamo visto per esempio Tukumic fare due soste, ovviamente al 50% le due soste non pagano quasi mai, se non in casi rari come USA o come Austin, non come USA, vabbè che è la stessa cosa, oppure come Canada. Messico, Canada un po' meno, ma Messico, Austria forse, anche tutte quelle, Abu Dhabi, perché Abu Dhabi c'era tantissima usura gomme, anche se si è alla sera, non si sa come mai. Però ci sono comunque tutti i compound abbastanza morbidi, soprattutto ad Abu Dhabi. Poi se guardi una pista, cioè tutte le piste dove le due soste pagano di più hanno una pit lane comunque corta o che comunque taglia qualche curva. Pensiamo per esempio Canada, taglia la curva 1 e 2 e si esce impostati già meglio per l'uscita. Abu Dhabi pure si salta tutta curva 1, 2, 3 e si esce già direttamente in curva 4, quindi anche per questo facilita le due soste, soprattutto in una 50. Sì, è vero, però se andiamo a vedere per esempio in Vietnam c'era una pit lane abbastanza corta che tagliava addirittura 3 o 4 curve, però comunque una sosta, facciamo sempre riferimento alla 50, non è che pagasse tantissimo. È vero che la hard non andava, però per esempio essendo un tracciato cittadino, Vietnam, ovviamente chi tentava di far due soste poi si ritrovava imbottigliato nel traffico ed era molto difficile passare. Stessa cosa per Singapore per esempio, quindi le due soste nei cittadini non è che vadano molto, molto a genio. A Singapore c'è tantissima usura degli pneumatici, però anche lì si tende a fare una sosta in meno e a fare la canonica strategia di una sosta. Perché ovviamente uscire nel traffico fa perdere veramente tanta prestazione ai piloti. Io intanto chiedo alla chat, agli spettatori che ci stanno guardando in questo momento, se magari ci sono delle domande che volete riporci, saremo ben lieti di rispondere prima che aspettiamo il via per questa gara della Pro League. Vi ricordo che si sta rifacendo la stanza per un crash di Mike Mai, quindi a breve quando il DG questa sera andrà badolato, riterrà opportuno far partire, ovviamente quando si saranno fatte le griglie come devono essere, il meteo deve essere uguale a quello di prima, quindi ci sono tanti piccoli accorgimenti che magari off live oppure
di quelli che non sono nel coordinamento non riescono a vedere, quindi non è che sono lì bellamente a fare le quattro chiacchiere come stiamo facendo noi, ecco, quindi un attimino di pazienza e andremo. Intanto ci siamo io e Raffoidex a trattenervi qui in live facendo due chiacchiere, quindi non lo so, decidete voi che cosa può essere meglio. Raffo, parliamo un po' di un argomento molto attuale che secondo me agli spettatori può far tanto piacere, uscendo un po' fuori da quel che è Formula Italian Team, ma che comunque ci riguarda tutti, ovvero la PlayStation 5. È uscita la PlayStation 5, come sapete, al 19 di novembre. Non si trova da nessuna parte, neanche se sborsi un casino di soldi. Per Vabbè, esempio, uno non voleva siete sborsare 1500 euro per le scarpe della Lidl, quella stessa cifra non puoi assolutamente spenderla per la PlayStation 5 perché tanto non la trovi lo stesso. È un bel pezzo di tecnologia. Sony ci ha lavorato 7 anni. So che il buon Flaminio ce l'ha, quindi lui ne saprà più di noi, però da quel che sembra è veramente, veramente fatta a modo. E soprattutto ho visto un video di una persona di Sony che la smontava, sembra veramente un PC all'interno. Sì, dentro è veramente un PC, ma anche le caratteristiche che lo compongono sono da PC da gaming, comunque non top livello, ma comunque medio alto, che permette comunque di giocare a titoli in una qualità molto alta, sia nell'aspetto di fluidità, velocità del gioco, sia nell'aspetto di grafica. PlayStation 5, che in questo momento è introvabile, forse è più introvabile la PlayStation 5 del lievito al supermercato, probabilmente, delle regioni in zona rossa. C'è da dire comunque che si stanno riscontrando già parecchi problemi. Leggevo che se si mette tipo in modalità di riposo, la PlayStation non si accendeva più, adesso non mi ricordo. Stavano comparendo tipo delle macchie sui lati della console. C'è da dire che comunque è appena uscita Day One, Penso bisogna essere sia ottimisti. la cosa normale. Ogni volta che esce una console next gen, come fu per la PlayStation 4, ovviamente ci sono dei bug, cosa molto normale. Sento il buon Andrea Ci Badolato siamo. respirare molto Sì. Il bene. mio respiro mi sto correndo da una stanza a un party in modalità Forrest Gump, cercare di. Intanto che la Sì. stanza prende il via, se vuoi darci un parere su PlayStation 5, non so se sei Ma ferrato, io se hai visto. onestamente, sì, ho visto un po', anzi, ho visto, diciamo il lato massiccio della console, perché veramente sembrava quasi un mobile che arredava le case. Quindi, per il resto, onestamente, mi sembra ancora un po' prematuro andare su PS5 perché ci sono pochi giochi, che tra l'altro quelli che sono usciti la sfruttano, ma fino a un certo punto, anche su PS4 i primi giochi la sfruttarono poco. Più che altro per curiosità, ecco, penso che l'anno prossimo inizierà a essere più interessante, diciamo, vedere che cosa uscirà per PS5. Eh sì, anche perché gli sviluppatori hanno avuto poco tempo, gli sviluppatori di giochi ovviamente hanno avuto poco Sì. tempo per metterci le mani su e capire che cosa avevano tra le mani, però Sony dice che queste case avranno qualsiasi cosa gli passerà in mente potranno farla, quindi speriamo bene, incrociamo le dita e vedremo l'anno prossimo cosa ci sarà, anche perché supporta l'8K. Io non so quanti televisori 8K ci sono nelle case italiane, però diciamo Ben che chi ce l'ha pochi. fa un bell'acquisto, ecco. Ce ne sono ben pochi nelle case italiane di Ma televisori già il 8K. 4K, per esempio, mi sembra molto molto bello e molto fluido, figuriamoci l'8K a questo punto. Intanto mancano 20 secondi all'inizio di questo Gran Premio, le vetture si stanno posizionando sulla griglia di partenza per il giro di formazione. Sì, ti volevo aggiornare solo che Michele in realtà ha avuto un problema al lavoro, quindi non parteciperà alla gara.
Ah, molto bene. Ci dispiace per il buon Mike Mai a questo punto. Quindi non andrò a dire la consueta prenderà 5 posizioni di penalità perché purtroppo è dovuto partire per motivi se vogliamo un pochettino più importanti, anche se il divertimento dei campionati di solito viene messo in prima posizione da alcuni. Le vetture sono partite per il giro di formazione con Just Lawler sulla sua Williams in prima posizione. Mauro Gold completa la prima fila con la McLaren, poi Drago Lievitato e Lele Salva in seconda fila. Giovi con l'altra Alfa Tauri e Fit Flaminio in terza fila, poi Marco Gano e Cartista in settima e ottava posizione. Zeta Pro Mauro e Lopensky nona e decima posizione, con Lopensky che ovviamente ha guadagnato una posizione sulla griglia di partenza per, ricordiamo, la prematura disconnessione di Mike Mai per cause di forza maggiore. Le vetture rallentano tantissimo, cioè, sembra un po' Monza quando Ralf Schumacher arrivò lunghissimo perché suo fratello piantò tutti, non mi ricordo se sotto safety car, però il buon Andre secondo me ci saprà dire di più. Scusami che non stavo seguendo perché stavo un attimo guardando no, dicevo i piloti. Che le vetture stanno rallentando, sì. Come in quel fatidico Monza dove una BMW arrivò lunghissima perché Mika Schumacher rallentò tutto il gruppo, però era sotto safety car se non mi sbaglio. Mi sembra di sì, mi sembra di sì, che però non mi ricordo, ma mi sembra di sì, mi sembra. Mi sembra era un flash proprio così, ho visto Just Lawler rallentare e poi tutti dietro. Comunque alla Hamilton a Baku, meno male che Mauro Gold non ha avuto la stessa reazione di Vettel, mi permetto di dire a questo punto. Poi Advan Seppel e John Rambo in undicesima e dodicesima posizione, Alesin tredicesima, a chiudere la griglia di partenza da Dovizi e Pirillo Dog con le due Red Bull. Pronostici? Io vado sul facile Just Lawler. Senza se ne ma. Io punto su Mauro Gold. Allora io vado su Drago. Molto bene, molto bene. I primi tre li abbiamo citati tutti, quindi non ci siamo sbottonati. Mi aspettavo un Zeta Pro Mauro che magari partiva con le medie. Vedremo, sarà tutto da scoprire. Come detto, il Gran Premio di Spagna, categoria Pro League, distanza di gara al 100%. Le vetture si stanno posizionando sulla griglia. A questo punto puntiamo sull'Openski. Addirittura doppia vittoria. Oggi è venerdì. Due maledizioni dal buon Andre sul povero Openski questa sera. Va bene, aspettiamo le due Red Bull che stanno arrivando nelle ultime due caselle e poi ci sarà l'accensione dei semafori da parte della direzione di gara e poi il via del Gran Premio di Catalunya. Sui motori, 1, 2, 3, 4, 5 luci accese e via al Gran Premio di Spagna con il buono spunto di Just Lawler e anche Drago Lievitato un po' piantato, Mauro Gold che tiene l'interno per tentare di difendersi anche dall'attacco di Lele Salva che con una grande staccata all'esterno si va a prendere la terza posizione, ma Mauro Gold coriaceo riesce a resistere all'attacco della Racing Point di Lele Salva e si riprende la terza posizione. Attenzione perché ho visto Giovi arrivare veramente veramente a cannone per tentare di difendersi a sua volta da Flaminio. Attenzione, e quindi Advan Seppel sul cartista all'interno. Advan Seppel con le hard è in decima posizione, Lopensky invece è retrocesso di tre posizioni con gomme medie. La situazione gomme ovviamente prevede
per i primi sette. Tutti gomme sotto l'Openski. Fortunatamente no. Stavo per dire fortunatamente non ha danneggiato nessuno. John Rambo, attenzione, rientra in pista. Fortunatamente è fantasma, quindi purtroppo l'Openski danneggia il flap anteriore destro e anche Alesi rientra ai box. Ha sbagliato completamente la staccata il pilota Mercedes. Là davanti intanto Just Lawler prende un secondo e tre da Mauro Gold. Flaminio in terza posizione. Ci siamo persi qualcosa? No, credo sia la grafica un po'. La classifica. Diciamo. Ah sì, è vero, è vero. È il solito dei Sink, ovviamente. Sì, anche perché Just Lawler è a mezzo secondo da Drago, che a sua volta è a un secondo e tre da Mauro Gold. Quello era giusto. Poi Lele salva in quarta posizione. Quinto Giovi. Sì, adesso è giusto, sì. Le due as poi di Z Pro Mauro e Marco Ganu, con Marco Ganu che è su gomma soft. Quindi tenterà di tirare il suo compagno di squadra, che in realtà è su gomma media. C'è un trenino che va da Mauro Gold fino a Z Pro Mauro, tutti nel codone di tutti. E poi i due contendenti là davanti, Drago gli evitato e Just Lawler. Tanto Lopensky su gomma hard, ovviamente Alesi su gomma media. Z Pro Mauro su Marco Ganu. Probabilmente ordine di scuderia a questo punto. Tenta di trainare il suo compagno di squadra, oppure vedremo se andrà subito all'attacco del trenino che ha davanti a lui. E con questa gomma media, attenzione, perché potrebbe essere un grandissimo vantaggio per Z Pro Mauro rimanere incollato al trenino di testa. Tanto c'è anche Dado Izzi molto vicino a Advance Apple. Tutte e due su gomme hard. Molto colorata questa sera la griglia di partenza, a parte le prime sei posizioni. Ovviamente hanno dovuto scegliere la gomma soft utilizzata in qualifica. Vediamo. Lele salva. Lele salva, si è girato. Terzo settore, un gran peccato per il pilota Racing Point. Era in quarta posizione. Intanto Just Lawler 1.19.580. Porta un secondo e 68 millesimi il distacco da Drago Limitato, che dovrà assolutamente tentare di recuperare per usufruire del DRS che sarà attivato questo giro. Poi Flaminio molto vicino a Giovi, quindi le due Alfa Tauri e le due Williams in lotta a distanza. Z Pro Mauro intanto rimane. Cosa? C'è il Covid a distanza. Possiamo tagliarla questa, Andre? Post live, magari. Guarda, sono concentrato su. Sto controllando un po' i ragazzi, soprattutto Z Pro Mauro, ma dopo questa battuta qua direi che potremmo anche chiudere la live. Arrivederci a tutti. Andiamo avanti. Alla prossima. Vediamo intanto là davanti, perché è già cruciale per Drago Limitato tentare di recuperare un decimo per spalancare l'ala posteriore mobile. Un secondo e uno, Just non glielo permette. 3 secondi per Lopensky, si vanno a sommare i 5 secondi di penalità presi prima, quindi fanno 8 in questo momento per il pilota Mercedes. Occhio Flaminio, sì, occhio Flaminio, 3 decimi. Vicino. Molto vicino. Giovi si difende molto bene. Gran staccata del pilota Alfa Tauri. Con addirittura bloccaggio della gomma anteriore destra. E tiene questa quarta posizione. Mauro Gold invece un pochettino più ne affanno. Intanto Drago Lievitato è tornato sotto al secondo.
Dado Izzi anche, bisogna seguire anche Dado Izzi, perché con Advance Apple penso che abbiano firmato un patto di non belligeranza, perché ovviamente tutte e due su gomma hard tentano di tirarsi il più possibile per poi andare a usufruire dell'incrocio di strategie. Ovviamente potranno montare una gomma più fresca e più morbida dell'attuale gomma hard. Ricordiamo che qui i compound di mescole sono i più duri mai portati dalla Pirelli, quindi C1, C2, C3 se non mi sbaglio, perché C3, C4 e C5 sono le più morbide, quindi durano, questa hard dura veramente tanto e ogni giro migliora sempre di più. Ovviamente lo diciamo per tutti i GP che la hard prima deve scaldarsi un po', però per questo Dado Izzi molto vicino ad Advance Apple si prende la nona posizione ancora prima della staccata di curva 1 e quindi si mette a trainare il trenino composto da lui, Advance Apple e Birillo Dog, tutte e tre su gomma hard. Intanto Flaminio non riesce ad attaccare il Bon Jovi, che sta a sua volta recuperando Mauro Gold, e Mauro Gold è a 2 secondi e 6 da Drago Lievitato, e Drago Lievitato era ritornato sotto al secondo, ci ritorna adesso. Vediamo se Just Loller tenterà di non dargli il DRS sul rettilineo principale. 1.34 è lì, è lì. 1.01 1.001, incredibile. Per un millesimo. No, 9 adesso. Ha perso in uscita di curva, sì. Perché aveva recuperato tantissimo in entrata, perché aveva fatto una gran staccata il buon Drago Lievitato, ovviamente poi ha perso tutto in uscita. Bloccaggio dell'anteriore destra anche per Drago Lievitato. Anche una grandissima staccata di Zeta Pro Mauro, che con le unghie e con i denti si sta attaccando a Flaminio. Ed è molto molto buono per ora essere sesto, attaccato ai primi per Zeta Pro Mauro. Anche Cartista comunque non sta facendo una brutta gara fino adesso, ottavo, a 6 decimi da Marco Ganu. Mamma, Cartista in uscita da curva 8 fa un gran traverso per tenere la macchina in pista, perde qualcosina. Flaminio 6 decimi, Drago Lievitato sempre come prima 1.68, vediamo se riuscirà a riprendergli il DRS, non ce la fa per 68 millesimi di nuovo. Just Loller comunque Raffo sta facendo quello di cui ci si aspettava, ecco, là davanti a dettare il passo con gli altri che tentano in tutti i modi di non farlo scappare. Sì, gli altri sono costretti a rincorrere. Just comunque non sì, è lì davanti, però comunque Birillo Dog intanto, scusami, Birillo Dog ancora prima della staccata di curva 1 passa Advance Apple, si porta in decima posizione nel codone della sua macchina gemella guidata da Dado Izzi, con dietro Lele Salva che si sta rifacendo sotto, ovviamente dopo l'errore al terzo giro di gara. Là davanti non si muove nulla, quindi fase un po' cristallizzata del Gran Premio quando siamo all'ottavo giro di 66 previsti. Uno dei circuiti che è diventato in realtà uno dei circuiti tra virgolette più veloce, perché mi ricordo che nel 2017, dato 3 secondi per John Rambo, si girava in 1.19, 1.20, 1.18, invece quest'anno il giro di qualifica è in 1.14, per sottolineare l'avanzamento tecnologico che hanno queste vetture.
Sì, quest'anno le macchine hanno un grip e una deportanza assurda rispetto agli altri anni. Si nota dal fatto che l'anno scorso, per esempio, non si riusciva a fare curva 2 in pieno, bisognava farsi aiutare, adesso si va in pieno, curva 9 pure. La macchina è piantata lì e la fa in pieno tranquillamente. Per quanto Curva 9 riguarda. io l'anno scorso me la ricordo molto bene perché era sempre nei miei pensieri, perché non riuscivo a trovare un modo per non far partire il posteriore. Invece quest'anno quando ho provato per la prima volta a Spagna ho detto oh, meno male perché cioè, la macchina rimane ferma, incollata all'asfalto, ovviamente se non abusi tanto del cor nel cordolo esterno che c'è in uscita. Drago Ecco, lievitato 8 decimi, occhio. questa cosa ovviamente ha un contro, cioè tutta questa deportanza porta a una maggiore usura delle gomme, e cosa che l'anno scorso forse si soffriva meno, probabilmente. Tanto andiamoli davanti perché Drago Lievitato è tornato sotto al secondo, 7 decimi per lui. Flaminio anche 4 decimi sulla linea del traguardo, si fa tutto sulla destra e questa volta c'è il sorpasso della Williams di Flaminio che si porta in quarta posizione con Drago con Giovi che scala quindi in quinta. Le salva intanto, che aveva preso 3 secondi di penalità con questa gomma soft, si porta davanti a Advanced Apple, tenta di ricostruire una gara, il pilota ufficializzato questa sera in Racing Point, l'avevamo visto però in Renault come pilota sostituto tra virgolette di nessuno, ma era stato la Renault come scuderia in Pro League, è stata riservata a piloti provenienti dalla Formula Open, che vi ricordo se c'è qualche persona interessata a iscriversi ai nostri campionati, c'è questo format che si chiama Formula Open, gare singole a cadenza mensile, appunto dedicato ai nuovi iscritti che vogliono approcciarsi ai campionati ufficiali di Formula Italian Team. Drago Lievitato 5 decimi, occhio, Vicino. occhio. Perché si può accendere il duello là davanti per la prima posizione, stanno facendo il vuoto dietro di loro perché Mauro Gold è sprofondata a 3 secondi e 6. Flaminio si mette a distanza di sicurezza da Giovi che poteva tentare il controsorpasso. Quando il pilota della Williams un giro fa aveva tentato proprio nello stesso punto il sorpasso ai danni di Giovi riuscendoci. In questo momento però stanno perdendo da Mauro Gold. Mauro Gold ovviamente è alla finestra. Se ci dovesse essere una battaglia tra i primi due, lui potrebbe recuperare un po' di tempo. Zeta Pro Mauro, attenzione, 3 secondi per il pilota As. E qui la strategia forse può salvarlo. Mamma mia, arrivano sia Giovi che Zeta Pro Mauro al bloccaggio dell'anteriore sinistra e molto molto vicini al posteriore della vettura che li precede. Fortunatamente sono stati tutti bravi a evitare un contatto, Drago li ha evitato a mezzo secondo, attenzione perché potrebbe esserci l'attacco Decimi. del pilota Alfa Tauri. Vediamo se arriva, chiude il DRS addirittura prima di arrivare in staccata di curva 1. Non vuole passare Just Lawler per il momento. Vuole capitalizzare più secondi possibili. Advance Apple intanto no, passa alle salva che è andato ai box. Quindi il primo con gomma soft a tentare la sosta. Gomma gialla per lui, quindi probabilmente due soste per il pilota Racing Point. Drago Lievitato che continua a guadagnare a Just e lì è attaccato nonostante stanno dietro in scia, sia un disturbo aerodinamico incredibile su questa pista e soprattutto al centro con la macchina carica di benzina nei primi giri.
Mi permetto di rispondere al buon Savasta 94, Mattia Metrano, pilota master, che ci dice: sono tosti qui i track limits. Io penso che quest'anno ovunque siano tosti i track limits, Invece perché il gioco è tarato molto molto bene quest'anno. no, invece no, sto Ah, iniziando già dipende da da Monte che Carlo. circuito comunque. Vabbè, Monte Carlo è a sé ovviamente, ma tu gira Silverstone e poi vediamo. Occhio, tre decimi. Anche questa volta chiudo il DRS. E guadagnano un decimino a giro la coppia di testa da Mauro Gold. Non ho capito. Giovi era arrivato molto vicino a Flaminio. Secondo E me continuano. vuole provare a fare un sorpasso senza perdere tempo. Però comunque, secondo me ne ha un pelino di più in questo momento della gravità. Oddio, mi sembra difficile. Beh, ovviamente fare un sorpasso ancora prima di staccata di curva 1 ti fa perdere pochissimo tempo, se non nullo praticamente. Però devi arrivarci al sorpasso prima della staccata di curva 1. Sì. Ti tocca uscire almeno a 3 decimi. Just Loller, leggera sbandata in uscita di curva 9. Cartista attaccatissimo, francobollato al posteriore della Haas di Marco Ganu, che si difende molto molto bene. Probabilmente il pilota Racing Point tenterà l'attacco nel lungo rettilineo principale. 3 secondi di penalità ancora per John Rambo, fanno 6. Là davanti intanto. Addirittura questa volta non l'ha neanche aperto Drago Lievitato, e han perso tantissimo questo giro da Mauro Gold, che ha 3-4 decimi persi dal 2 di testa, e potrebbe diventare un trio se Mauro Gold riuscirà ad arrivare. Cartista ancora dietro a Marco Ganu. Giovi rimane dietro a Flaminio, come lui Zeta Pro Mauro. È una gara a trenini con piccoli gruppetti sparpagliati per la pista che si danno gran battaglia. Sono molto curioso. Innanzitutto vedremo cosa succederà con Zeta Pro Mauro, ma da Doizzi e Birillo Dog, tutto sommato, non sono così distanti dal primo e hanno gomma hard. Sono a 14 secondi e 4 da Dovizi, da Just Lawler, contando che Just Lawler potrebbe Drago ingaggiare un Lievitato box. duello. Drago Lievitato box, tenta l'undercut a questo punto il pilota dell'Alfa Tauri. Abbiamo visto come nella 50% ieri sera ha funzionato molto per Melissano, che aveva perso la possibilità di azionare il DRS da top inchester. È rientrato un giro prima Anche Marco Gano. e gli è uscito incollato. Anche Marco Ganu rientra ai box, quindi primo valzer di pit stop, arriva al 14° giro sia Drago che Marco Ganu gomma media. Tanto lei le salva 1.19.422, giro più veloce su gomma media, e esce proprio dietro da Marco Gano, addirittura in zona DRS. Quindi vedremo cosa succederà per il pilota Racing Point. Qua più o meno ci vogliono 20-21 secondi per una sosta, quindi andiamo a vedere con i distacchi dalla vetta. In questo momento Drago Lievitato è a 20 secondi e 7 da Just Lawler. Potremmo capire se gli passerà davanti il pilota Alfa Tauri. Just Lawler ai box, momento fondamentale della gara. Ai box anche Giovi, ai box anche Mauro Gold. Ovviamente Flaminio aspetterà ancora un giro. Sta passando adesso, è qua all'ultima curva Drago Lievitato. Just Lawler sta uscendo, può partire ora, ma passa Drago Lievitato. Attenzione, No, no. perché
sono no, appaiati, passa Dragon Lievitato, è davanti, quindi undercut riuscito per il pilota Alfa Tauri, si mette davanti a Just Lawler. Gestione molto intelligente di Drago, come dice il buon Alberto Farris Cuzco, anche lui. Oh mamma, la stava perdendo il Drago Lievitato in curva 4, in uscita di curva 4, si è traversata la macchina. Fortunatamente è riuscito a tenere la vettura in pista, ma ha perso tanto tempo da Just Lawler, che gli è incollato adesso. È già in zona di DRS il pilota Williams. Quindi adesso Flaminio rientrerà ai box e Z Pro Mauro avrà pista libera con 15 giri di gomma media. Vedremo cosa farà il pilota Haas. Ha deciso di differenziare la strategia. Ovviamente i primi 6 devono ancora effettuare una sosta. Flaminio gomma soft? No, deve ancora fermarsi. Deve ancora fermarsi? È la piazza di sosta della Williams. Ah, ok, ok. È vero, in fondo, sì, è vero, è vero. È vero. Sono sempre abituato con la Renault, che è sempre in centro, quindi... intanto lotta tra le due McLaren, ovviamente John Rambo lascia... Giovi davanti a Flaminio, quindi... Undercut anche per Giovi... sull'altra Williams di Flaminio. L'Alfa Tauri sta facendo colpo grosso stasera. Allora, se era tra virgolette un pochettino più chiamato quello di Flaminio, perché ovviamente Just Lawler poi è rientrato al 14° giro, quando è rientrato anche Giovi, quello di Drago è stato veramente studiato, anche perché in questo momento stanno arrivando su Advance Apple. Bisogna vedere se Just Lawler avrà il DRS, che lo vedo a un secondo, 9 decimi in questo momento, quindi sì. Si sta formando un trenino e Advance Apple non penso che lasci la porta aperta, anche se è su gomma hard. Tanto ci sono Just Lawler 1.19.386. Mauro Gold gli risponde 1.19.307. Lele Salva gli risponde a sua volta 1.19.222. Giro record per il momento firmato dal pilota Racing Point, che si sta tutto sommato rincollando al trenino che prima si stava giocando la quarta posizione, quindi sta tentando una rimonta il buon Lele Salva e ci sta tra virgolette riuscendo, quindi vedremo cosa succederà. La gara è ancora lunga perché non siamo neanche a metà gara, 18 giri di 66 previsti, quindi ci sarà da divertirsi con la lotta tra Drago Lievitato e Just Lawler, che in questo momento li vedete in sesta e settima posizione, ma ovviamente i primi 5 dovranno ancora effettuare la sosta. Vedremo se pagherà la scelta di Z Pro Mauro di andare subito sulle gomme medie. Attenzione Drago, attenzione che è già molto vicino. Eh sì, Drago va all'attacco di Advance Apple, vediamo se Just Lawler ci riesce a sua volta, arriva alla fine addirittura. Advance Apple lascia tanto spazio e passa anche Just Lawler e si mettono alla caccia delle due Red Bull là davanti in terza e quarta posizione. Drago Lievitato e Just Lawler, vediamo se Drago Lievitato riuscirà a fare quello che non è riuscito a Just Lawler, ovvero tenere il proprio rivale a distanza di sicurezza. Intanto dietro Giovi sta arrivando su è arrivato su John Rambo, che ha 3 secondi e mezzo da Mauro Gold. Vediamo se il pilota McLaren, compagno di squadra di Mauro Gold, riuscirà a ostacolare tra virgolette sportivamente
Giovi e Flaminio per cercare di fermare la loro rimonta sul suo compagno di squadra. Comunque Danilo, Drago gli è evitato uno. Oh, attenzione, bandiera gialla nel Alesi. Si è ritirato Alesi alla curva 9. Safety car. Safety car al giro 20. Safety car. Qui colpo grosso per chi è partito con l'hard. Colpo grosso per Z Pro Mauro, cartista da Doizzi, Birillo Dog. Ma non per Advance Apple, che era appena stato superato da Drago e Just. Cioè, si aspettavano un giro. C'era Danilo dalla chat che 3 secondi prima ha detto la media fa 30 giri. Quindi vedrete che con l'hard si premeranno poco prima di metà gara. Ora, perfetto, farlo e si rimischia tutto. Eh sì, quindi una manna dal cielo per i primi 4. Adesso però attenzione, perché Z Pro Mauro dovrà per forza montare un'altra media. Probabilmente la monterà adesso insieme a cartista media, però dovrebbe farsi 46 giri. Ho capito. Infatti ai box Z Pro Mauro. Vediamo se cartista lo segue. Sì, anche cartista. Da Doizzi continua. Birillo continua. E quindi Drago e Just scalano 2 posizioni. Io e te, come sempre, le strategie proprio ci azzecchiamo. Io avevo detto, guarda che rientra e monta una gomma media. No, Z Pro Mauro. La gomma hard ovviamente la possono tenere tranquillamente fin oltre la metà gara, penso, perché 20 giri, penso che ne farà 40 per poi montare una gomma media, probabilmente. Non credo che arrivino, che ne so, a 15 giri alla fine monteranno una gomma soft. Anche perché poi gli altri... Il buon Danirco ci diceva 30 giri li fa tranquilla a inizio gara. Magari questa safety car riesce ad allungare la vita delle medie montate da Just Lawler, Flaminio, Drago Lievitato eccetera. Quindi potranno fare una sosta sola, perché sennò la vedevo difficile andare fino in fondo con una gomma media. Oddio, dovrebbero allungare la sosta di... cioè lo stint di 14 giri più o meno. Non è impossibile, però è... bisogna vedere. Vedremo, perché ci sono molte variabili da tenere sotto controllo in questo GP di Spagna. Categoria della Pro League, distanza di... Oh! No! Just Lawler! Crash di Just Lawler! Attenzione, fortunatamente è avvenuto sotto safety car. Quindi se ce la fa rientrare, gli è andata bene. Però bisogna vedere se riuscirà a rientrare il pilota Williams. Gli è andata bene, sì, perché siamo sotto safety car alla fin fine. Non so. Probabilmente. Allora, c'è ancora il buon Lopensky che deve sopraggiungere. Non so se rientrerà in questo giro la safety car oppure attenderà la Mercedes di Lopensky che vada a ricongiungersi col gruppo. Se così fosse, sarebbe tempo in più per Just Lawler di tentare di rientrare in lobby. Se no, si ripartirebbe e con un bot che guida, con tutti attaccati, perderebbe tante posizioni. Soprattutto perché diventa fantasma. Quindi...
non è una bella situazione come questa per lui. Comunque non ho capito che vuol dire quelli con il buon Danirco o Danirco per chi lo commenta il giovedì. Danirco. È come Kinkabio, Kinkabaio, Kinkabo, è la stessa cosa. Ogni anno abbiamo problemi con l'accento dei piloti. Safety car intanto in questo giro. Comunque quelli con l'hard fondamentalmente si trovano a pari soste con la strategia identica. Ti rispondiamo dopo il buon perché non l'ho capita. Intanto sta ripartendo il GP. Ma è Danirco 1 o Danirco 2? Aspetta, perché c'è anche questa cosa da capire. Perché ci sono due Danirco? Sì, lei non sa questa storia dei due Danirchi. Me la spiegate dopo perché sta ripartendo il GP. È ripartito da Dovizi. Le due Red Bull che comandano il gruppone, con il buon Lopez che è riuscito a ricucirsi al gruppo, non so come ha fatto, però fortunatamente è riuscito a ricucire Just Lawler. Il bot di Just Lawler per il momento ha mantenuto la quarta posizione, quindi, e sta anche dando tanto ad Advance Apple, che è un secondo. Speriamo possa rientrare il più in fretta possibile. Là davanti intanto Drago gli ha evitato, punta Birillo Dog. Vedremo se le due Red Bull giocheranno di squadra e tenteranno di tenere dietro l'Alfa Tauri di Drago gli ha evitato. Ah, cartista. Aia, cartista, 3 secondi. Si va ad aggiungere al taccuino dei cattivi. Tanto là davanti c'è da seguire Drago, sì. Perché a 4 decimi. Oh, Advance Apple. Oh mamma. No. Ma no, ok, ha continuato. Pensavo volesse portare la vettura ai box. Tanto Birillo Dog riesce a difendersi da Drago Lievitato grazie alla scia fornita dal suo compagno di squadra. Sta precipitando Just Lawler, purtroppo. Dopo un Gran Premio di Cina difficile per lui, non ci voleva neanche questa. Si fa vedere. Certo è che compatta ancora di più la classifica. A meno di un eventuale rimonta, che lui fondamentalmente può fare, date le capacità, però. Le salva. Sì, anche le salva. Just Lawler è rientrato intanto, mentre le salva è crashato. Quindi Lopez che intanto altri 3 secondi di penalità e fanno 11 secondi. A meno che non abbia scontato i 5 secondi che gli aveva dato in precedenza durante la sosta. Vediamo. Sì, infatti ha 6 secondi di penalità il buon Lopeschi. Comunque. Andiamo intanto là davanti, DRS abilitato, ovviamente si potrà utilizzare nel rettilineo che c'è tra la 9 e la 10. Birillo Dog mantiene ancora la seconda posizione. Stanno facendo un po' di distacco i tre là davanti. Si gioca tutto in casa Red Bull. Intanto Lopeschi passa John Rambo, ma anche Marco Ganu. Pensavo fosse cartista, in realtà è le salva, purtroppo viene passato da Marco Ganu. Intanto Lopeschi ha fatto un gran sorpasso su John Rambo e si porta in tredicesima posizione. Là davanti tutto ancora cristallizzato. Advance Apple è riuscito a riunirsi a Drago gli ha evitato intanto, perché là davanti stanno facendo un po' di tappo le due Red Bull con l'hard montata ovviamente da 24 giri. E qua si fa interessante perché fino a
kartista, sono 9 piloti, uno nello scarico dell'altro. Vediamo. Vediamo se Birillo Dog riuscirà a mantenere la posizione sul drago limitato grazie al DRS datogli da Dado Izzi. Sì, Advance Apple mantiene la posizione. Z Pro Mauro arriva lunghissimo in curva 1, riesce comunque a mantenere la sesta posizione. Quindi rimane ancora cristallizzata la classifica quando mancano 40 giri esatti. Just Loller, The Sync, ok, no. L'ho visto precipitare in 14ª posizione, ho detto poverino un altro, invece no. Birillo Dog. Aia! 3 secondi per Birillo Dog. 3 secondi per Birillo Dog, il pilota della Red Bull attualmente in seconda posizione. Si va a iscrivere anche a lui al libretto dei cattivi. Certo è che con un drago lievita... Oh, anche John Rambo altri 3 secondi. Fanno 9 per il pilota McLaren. Dicevo, certo è che un avviso con un drago lievitato strarrembante dietro, attenzione, è già un pochettino lievitato, più comprensibile. Attenzione perché... Oddio. La sensazione è brutta. Non ci credo, un gioco di squadra incredibile da parte della Red Bull con Dado Izzi che ha rallentato, è andato a coprire lo spazio per il sorpasso di Drago Lievitato, con Drago Lievitato che è arrivato con tantissima velocità in più rispetto sia a Birillo Dog sia a Dado Izzi, e si è dovuto tra virgolette tuffare. Oh, si box. Ritira. Ah no, ok, John Rambo ai box. Intanto c'è Nicola dalla chat che fa che è fiero del tuo Red Bull per il muro che stanno facendo. Ma è stato alquanto insolito. Ovviamente essendo tutte e due compagni di squadra era anche abbastanza chiamato, ma non così, ecco. Così è stato spettacolare, non so quanto regolare lo sia stato per Drago Lievitato, ecco, che si è visto un muro blu invalicabile. Non so neanche se è regolare. Sì, è regolare, dai. Tra virgolette non è successo niente. Quindi vorrei vederlo se succedeva qualcosa, ecco, magari. No, è sempre il bot di John Rambo, purtroppo. Intanto dietro Z Pro Mauro Advance Apple. Si butta all'interno di curva 1, il pilota AS. Passa. Buono, quindi Z Pro Mauro ovviamente con gomma media più fresca della hard di Advance Apple. Mamma mia, c'è un gruppone di macchine comunque. Fino a kartista tutti potrebbero giocarsi la vittoria, è incredibile. Sono tutti in zona DRS fino a kartista, sì. Delle salve invece ritornano all'aria. Quindi andiamo a gustarci questi giri del Gran Premio di Catalunya. In questo momento quello che ha più distacco è Advance Apple a 8 decimi, gli altri sono tutti tra 6 decimi o 3 decimi, è incredibile. Comunque se guarda, in questo momento c'è una tripletta onda. Occhio, vediamo. Bandiera gialla nel T1. Z Pro Mauro intanto 1:18.9 e le due Red Bull comunque continuano a fare un grandissimo gioco di squadra che sta rendendo impossibile il sorpasso a Drago Lievitato e sta facendo accorpare tutto il gruppo. Non so quanto la stia vivendo bene Drago Lievitato, ma per lo spettacolo è veramente molto molto bello. Per Drago Lievitato invece è frustrante in un po'. Però tutto sommato ognuno, cioè, sono due compagni di squadra, uno dalla scia all'altro. Va bene così. È geniale il loro lavoro di squadra in questo momento. Anche perché se continuano così, loro poi non hanno modo di
prendere margine tra gli invitato, quindi quando andranno a effettuare la loro sosta, siccome ne faranno una. Oddio, se continuano così finiscono dodicesimi. Dodicesimo, undicesimo e dodicesimo. Ma anche gli altri si dovranno fermare. Sì, è vero, è vero. E a meno che non provano a fare fino alla fine. È un GP pa. Attenzione! È uscito bene, tra è uscito malissimo Pirillo Dog. È molto distante dalla Doizzi adesso. Non ha neanche il DRS. E infatti Drago Lievitato passa su Pirillo Dog in staccata di curva 1. Bloccaggio dell'anteriore destra. E va quindi ad attaccare il primato di Dadoizzi. E sarebbe molto importante per Drago Lievitato andarsi a prendere la probabile vittoria. Quando il suo diretto rivale Just Lawler è in tredicesima posizione. Non è vero. Ah, è desincronizzata con la stanza, ovviamente. Come al solito. Perché lo vedo in tredicesima posizione e invece è dietro a Cartista. Quindi è decimo. Molto bene. Questi bug. Penso che intanto ci chiedono dalla chat il buon di legge che cos'è questa bandiera gialla. Penso si sia buggata la stanza. Non vorrei urlarlo troppo, però penso sia così. Eh sì, settore 1, settore 2. Dove si è ritirato il bot di John Rambo? La Occhio, Doizia perché Drago non Lievitato è vicino. sì, ma Drago Lievitato si trovava nel 3-8-10, mi stanno Oh, Giovi su Advance Apple. Passa e si prende la sesta posizione. Ovviamente con gomma media. Va a passare Advance Apple che è su 30 giri su questa gomma hard. Dadoizzi che dopo la vittoria nel recupero del GP di Cina sta tentando di fare qualcosa in più anche questa gara. Sto tentando di dare costanza ai suoi risultati e per ora sta facendo una gran gara su questa gomma hard. Bisognerà vedere dopo cosa succederà. Oh, Giovi. Zeta Pro Mauro! Sì, è Zeta Pro Zeta Mauro passa Mauro Gold con una staccata al limite alla Ricciardo, oserei dire. L'avevo visto, ero con onboard con Drago Lievitato. Ho visto la visuale dalla via di fuga di curva 10, staccarsi completamente dalla traiettoria e tentare un attacco il buon Zeta Pro Mauro. Fortunatamente ne sono usciti indenni tutti e due. Dadoizzi continua a difendersi dai probabili attacchi di Drago Lievitato. Lei le salva, intanto 1.18, 908, giro veloce ancora per lui. E questo secondo me porta un po' di rammarico al pilota Racing Point. Ovviamente è a pista libera, però 32 giri di 66, siamo quasi alla metà gara. E in questo momento abbiamo vissuto di tutto, perché si fosse collegato solo adesso. Dadoizzi è in testa, Drago Lievitato è secondo, Birillo Dog è terzo, Just Lawler stavo per dire ha crashato prima e purtroppo è ricrashato anche in questo momento quando era all'inseguimento di Drago Lievitato. Purtroppo un nuovo crash per Just. Birillo ha perso il DRS e invece questa volta Drago Lievitato è molto vicino a Dadoizzi che esce fortissimo dalla chicane. Vediamo se adesso Drago Lievitato tenterà il sorpasso. Intanto box Birillo Dog ai box. o presto Con questa gomma hard, sì, intanto Drago Lievitato non riesce ad attaccare Dadoizzi. Gomma media per Birillo Dog. Vedremo se Dadoizzi continuerà oppure rimarrà in pista. Tanto il bot di Just Lawler va ai box pure lui. Eh,
Gran peccato per Just Lawler. Però quello che stavo facendo prima Just Lawler lo sta facendo adesso Dado Izzy con Z Pro Mauro, che comunque sta recuperando sul 2 di testa. Un secondo e tre in questo momento. Mauro Gold sta perdendo il DRS da Z Pro Mauro, lo recupera in questo istante, poi dietro Giovi, Advance Apple, Flaminio e Cartista tutti attaccati. È per questo che non stiamo vedendo tanti sorpassi, ne potremmo vedere uno adesso con Drago Lievitato, con Dado Izzy che si fa tutto all'interno, e Drago Lievitato ancora prima della staccata di curva 1 passa all'esterno di Dado Izzy, si va a prendere la prima posizione in questo GP di Catalunya, quando Z Pro Mauro aveva fatto segnare il giro più veloce in 1.18.6. Quindi vediamo se il pilota Haas riuscirà ad unirsi alla festa là davanti. Un secondo, uno in questo momento. Tanto sì, adesso si è sistemato il bug delle bandiere gialle. Effettivamente non le vediamo più, fortunatamente. Eh sì. Quindi mamma mia, che gruppone. Quindi non vorrei che fosse lui. Eh sì. Era desincronizzato con la stanza sicuramente, perché lo dà ancora a tredicesimo a due giri. Quindi penso che fosse proprio lui il problema, però. Box anche di Dado Izzy. 35 giri. Oddio, sembra un po' presto, però. Anche a me. Cioè, oddio, potevano tirarle. Se il buon Danirco aveva ragione, che le gomme medie facevano 30 giri da cariche, Advance Apple ai box. Eh sì, anche lui era su gomma hard. Intanto Birillo fa 1.18.5, giro più veloce. E ora Drago Lievitato respira, perché è lì da solo davanti Z Pro Mauro. Da solo tra virgolette, perché Z Pro Mauro ha 6 giri di gomma in meno ed è a 1.5, sì che ha 3 secondi di penalità. Sì che ha penalità, però comunque arrivare lì vicino a Drago Lievitato potrebbe dargli qualche fastidio al pilota Alfa Tauri. Muove sempre l'anteriore la macchina di Drago Lievitato, non vorrei che sia qualche scatto lag, oppure è proprio lui che ha una macchina molto sbarazzina. 1.3, 1.2. E lo vedo sempre, cioè non lo vedo scodare, vedo che si muove il muso. O è traballante il muso dell'Alfa Tauri, oppure sono io che volevo le travecole. Potrebbe anche essere la seconda. La seconda è quella più gettonata, secondo me. O magari hanno fissato quello scotch l'ala, questo non lo sappiamo. Ma può essere, può essere. Non mi stupisco più di nulla. Intanto Dado Izzy e Birillo Dog in decima e undicesima posizione. Effettivamente, però, col gruppo tutto così compatto, con l'unico a non essere, diciamo, sotto al range dei 2 secondi, è Lopez, che se vogliamo possiamo anche metterci Marco Ganu, che in questo momento ha 2 secondi e 9, con pista libera davanti a loro. Gli altri sicuramente si fermeranno per fare un'altra sosta, quindi bisognerà vedere. Bisognerà vedere che gomma andranno a montare Drago Lievitato, Z Pro Mauro. Z Pro Mauro, questa è sicuramente una gomma soft. Drago Lievitato ci dovrà pensare un pochettino, un po' più su, magari una gialla per finire la strategia e fare soft media media. Secondo me cercherà di tirare un pelino di più questa media e metterla una rossa.
Però è difficile, così potresti finire tanto lontano da Dovizi. Advan Seppel intanto 1.18.292, nuovo giro record della gara, ovviamente con gomme fresche. Tanto occhio perché Zeta Pramaro è un secondo e 33, quindi si può riaccendere la fiamma là davanti. 9 decimi sta dando tutto Zeta Pramaro in questo momento. E se si accende una bagarre si riaccorpa tutto il gruppo. No, Lopeschi. Crash anche per... A sto punto non vorrei che stia succedendo come hanno visto in Cina l'altra volta. Perché ne crasha uno, ne crasha un altro, ne crasha un altro. E i precedenti sono quelli lì alla fine. Fino adesso cosa sono crashati? Lele Salva e Lopeschi. Vedremo, solo il tempo ci saprà rispondere in questo momento. Oh, Flaminio ha perso tantissimo da Giovi. Tanto da Dovizi migliora il giro, fatto registrare in precedenza da Advan Seppel in 1.18.0. Ed è arrivato su Lopeschi, che ovviamente come detto prima è crashato, quindi sarà anche un sorpasso abbastanza agevole. Era un gran peccato perché Lopeschi era... Ah no, Lele Salva l'ha sopravanzata adesso ovviamente. Stava tentando di recuperare Marco Giano Lopeschi. Peccato, non proprio felicissimo questo debutto per lui in Pro League. Zeta Pramauro sempre sulla soglia di... È sempre lì, un secondo 001, forse lo prende. 9 decimi. Vediamo. Sì, prende il DRS questo giro. E allora inizia quella che potrebbe essere una nuova battaglia per le posizioni nobili. Intanto Marco Gano ai box. Marco Gano ai box, Lele Salva ai box. Quindi da Dovizi e Birillo Dog avranno pista libera. Fattore molto importante per loro, che in questo momento sono a 18 secondi e 8 dal leader, che è incalzato da dietro da Zeta Promauro, che si sta rifacendo sotto 6 decimi. Un'eventuale lotta potrebbe riaggruppare tutto il gruppo. Vediamo che succederà. Mezzo secondo. Si arriva al terzo settore. Urca, quanto ha sfruttato il cordolo interno nel richiamo a sinistra da quello lievitato. Curva cieca, si va giù in discesa. Chicane molto vicino. Molto pulito Zeta Promauro. Mezzo secondo. DRS spalancato. Vediamo se tenterà un attacco qui. Lontano. Molto lontano. Credo che abbia utilizzato anche molto Ers Drago Lievitato, perché non gli ha recuperato quasi niente. Giovi, 3 secondi di penalità. Attenzione, perché fanno 6 secondi per Giovi. E in questo momento perderebbe la posizione anche su Cartista. Quindi attenzione. Cartista è vicinissimo a Flaminio. Vediamo se il pilota Racing Point deciderà di attaccare il pilota Williams. Intanto dalla chat il buon Max Basile ci dice che Zeta Promauro deve stare attento perché ha 3 secondi e 2 avvisi. Quindi se prende un altro avviso saranno 6 secondi di penalità da scontare. Ancora molto, anche a me. Non vorrei che, sì, mi pare sia rientrato Lopeschi.
che non lo vedo più fantasma, e quindi probabilmente si starà poi riaggiornando tutto. Eccolo qua, 4 decimi, ok. Chi passa sul traguardo poi si resetta. Giovi ai box. Gomma media per lui. Comunque adesso da Dovizi è, secondo me, uno fra i più favoriti in questo momento. Okay. Io a questo punto da Dovizi e Birillo Dog... O sarà doppietta Red Bull, oppure bisogna vedere cosa faranno là davanti, perché 17 secondi e 9 per il momento il distacco tra Dadoizzi e Drago Lievitato, che probabilmente andrà ai box alla prossima tornata per forza, se no perde troppo tempo dal leader. L'ho messo con calma, non ti arrabbi. L'abbiamo appena detto. Il fatto che l'abbiamo appena detto. Comunque mettiamolo ancora un pochettino, così gli ingegneri potranno fare i propri conti. Dix Gamer, non mi picchiare. Violenze in quel della Pro League. Sono passate le 11. Z Pro Mauro si avvicina tantissimo negli ultimi metri. Non riesce a tentare un attacco su Drago Lievitato. Allora, per il momento, cartista altri 3 secondi. E fanno 6 anche per il pilota Racing Point. Z Pro Mauro, penso che se attacca Drago Lievitato, che non è ancora rientrato ai box, e iniziano ad ingaggiare un duello, va tutto a vantaggio di Dadoiz. Sicuramente non arrivano in fondo con queste medie, né forse Z Pro Mauro un pochettino di più perché ha 6 giri in meno, però è un rischio comunque. Drago Lievitato sicuramente non ci arriva in fondo. Bisognerà vedere la soft quanto ne avrà di più. Se non fosse per l'anteriore sinistra si potrebbe anche pensare, ma ha un'usura veramente elevata rispetto alle altre gomme. E rischi che scoppi. Non so, secondo me. E poi bisogna anche dire che il delta, il distacco tra le varie mescole, non è così elevato come in altre piste. Quattro decimi che separano il primo e il secondo della momentanea classifica, quando siamo al 43esimo di 66 giri previsti. Ultimi 23 giri rimasti per questo gran premio della Pro League. Cartista vicinissimo a Flaminio, ma ovviamente ha 6 secondi di penalità, quindi per il momento rimarrà quinto il buon cartista. Però ovviamente, come detto prima, i piloti davanti ad Adoizzi probabilmente andranno a fare una seconda sosta. E anche Advance Apple, comunque, che è staccato di 2 secondi e 9, però anche lui potrebbe rientrare nella lista di piloti avvantaggiati. Marco Gano intanto passa l'Openski. Comunque mancano ancora 20 giri, quindi 22 per l'esattezza in questo momento. È troppo preciso. Z Pro Mauro all'interno di curva 3 passa Drago Lievitato. Gran sorpasso del pilota Haas. Vediamo se Drago Lievitato risponde. Per il momento lascia andare. E attenzione, perché hanno perso tantissimo. Tantissimo. Skoda un po' tra curva 7 e curva 8 l'Alfa Tauri di Drago Lievitato. Attenzione, è un colpo di scena, anche perché da Dovizi in questo momento andiamo a vedere quanto
recuperato 16 secondi e 2. Prima eravamo a 17-9. Cioè, in questo momento Dadovizi uscirebbe con 4-5 secondi di vantaggio. Sono pochi. Non sono pochi, dipende da quanti giri faranno i piloti che rientreranno e da che mescola monteranno. A questo punto credo 17.833, intanto il giro più veloce di Lele Salva che scende sotto il muro dell'1.18. Cartista con Flaminio passa. Grande incrocio del pilota Racing Point. Si mette a trainare questa coppia di piloti in quarta e quinta posizione. Ma siamo tutti con gli occhi puntati sia davanti tra Zeta Promauro e Drago Lievitato, sia dietro. Perché Dadoizzi, Birillo Dog e Advanced Apple potrebbero sopravanzare. Anzi, Dadoizzi e Birillo Dog sicuramente. Advanced Apple non si sa perché ha 20 secondi e 1 adesso. Probabilmente anche lui passerà davanti ai piloti dalla quinta posizione in su, perché dovranno ancora fare una sosta. Tanto è arrivato in chat il buon Just Lawler che dice grazie alla sua connessione. Un peccato vederlo anticipatamente in chat. Oh, grandissimo controllo in uscita dalle chicane di Cartista. Chiedono quanti giri possono fare le gomme soft, però poi le gialle per me rimarranno sempre soft, non medie. Quindi allora, ti riferisci, usiamo i colori che ci sono vicino, la rossa Allora, più o meno. Just Lawler dice 20. Sì, più o meno inizio gradi ne hanno fatti 14 più Però 20. se The Only Super LOL dice che per lui le soft saranno sempre Le le gialle. gialle, quindi le attuali medie, 30-40 credo. Addirittura 40 dice il buon Just Lawler, quindi vedremo. Vedremo, Drago Lievitato per il momento rimane dietro a Zeta Promauro. E Dadoizzi si è portato a 14 secondi e 8. Secondo me devono tentare la carta adesso delle gomme medie. Anche se il buon Just Lawler ci dice che 20 giri le fanno le soft, io non mi fiderei tantissimo per come sono io, non di Just Lawler, ma delle gomme e del gioco soprattutto. Attenzione, Drago. Drago, vicinissimo a Zeta Promauro. Non riesce nell'attacco. Attimi di follia e incertezza in questi ultimi giri del Gran Premio di Catalunya con una possibile lotta finale con Dadoizzi e Birillo Dog. Che sono a 14 secondi e 1, Gialla. bandiera gialla a Lopeschi. Lopeschi si è girato all'inizio di curva 3. Non ha riportato danni, per Fortunatamente, a parte che lì la carreggiata è abbastanza larga, quindi è molto difficile a meno che non perdi la macchina sul cordolo interno che ti può portare poi a sbattere a muro. 13-9. Si accorcia sempre di più il distacco tra Dadoizzi e il duo di testa Zeta Promauro e Drago Lievitato. Drago Lievitato che si fa molto vicino, molto minaccioso nei confronti di Zeta Promauro. Apre e chiude il DRS. Drago Lievitato era penso incerto sul da farsi. Lo Mauro Gold. attacco o non l'attacco. Mauro Gold ai box e potrebbe essere un'ottima cavia, tra virgolette, per questa gomma soft quando mancano 18 giri al termine. Mamma mia! È uscito con 10 secondi di distacco dal duo Red Bull. Mauro Gold. E 23 da Zeta Pro Mauro.
Lele Salva intanto continua a giri veloci su giri veloci, un gran peccato, lo dicevamo prima del pilota Racing Point. Bandiera gialla. No, andate via subito. Tanto ci dicono dalla chat, sempre il buon Just Loller, se non si fermano adesso vince Mauro, perché la rossa vola. E infatti, Z Pro Mauro e Droni Limitatori entrano adesso. Quindi faranno 18 giri di gomma soft. Vedremo. Attimi di palpitazione nel box Alfa Tauri e nel box As per capire. Attenzione! Che stava sopraggiungendo la Williams di Flaminio, che poteva allungare. Passa Duan Seppol, passa anche Giovi, aia! Adesso si trova Panino. 12. Ah no, 12 a 7 è da cartista che non si è ancora fermato. In questo momento hanno 9 secondi, poco meno di 9 secondi di distacco. Devono farcela. Guarda dov'è Mauro Gold. È attaccato a Z Pro Mauro e Drago Lievitato. Incredibile. Era a 3 secondi e più. Aia, 3 secondi per Lele Salva. E adesso tutto si rimette alla capacità di Z Pro Mauro, Drago Lievitato e a questo punto anche Mauro Gold di tentare di recuperare. Avranno da ostacolare, da sorpassare sia Giovi che Advance Apple e poi recuperare Birillo Dog da Doizzi, cartista i box come detto prima. Drago, anche lui gomma soft. Drago che sorpassa sia in realtà ha sorpassato solo Giovi, sì, ve l'avevo visto molto arrembante, pensavo avesse sorpassato anche Zeta Pro Mauro. Flaminio su cartista curva 1. Eh sì, undercut anche per il pilota della Williams, quindi passa cartista e si lancia all'inseguimento di Marco Ganu. Hanno già recuperato 6 secondi. Su chi, scusa? Detto Pro Mauro su Dado Izzi. No. Prima erano, erano a 8 secondi e qualcosa. No, erano a 13. Attenzione, Z Pro Mauro all'esterno in curva 10. Aia. Aia, questo fa perdere perché Advance fa le spalle larghe. Ovviamente lo potrà fare molto meno senza il DRS nel rettilineo principale, ma questi sono decimi recuperati da Birillo Dog e da Doizzi. Comunque prima erano a 13 secondi da cartista, non da Drago. Gli è evitato 1:17.7. Giro più veloce. Advance Apple tenta di difendersi su Drago, ma non ce la fa ovviamente. E passano quindi Z Pro Mauro e Drago Lievitato, che in questo momento hanno 6 secondi e 9 da recuperare sul gruppetto di testa. Mauro Gold invece è rimasto imbottigliato dietro. Eh sì, purtroppo deve ancora passare Giovi e su di lui, beh, Flaminio è difficile che riuscirà a recuperarlo, anche perché ha le sue stesse gomme, in più ha veramente a 7 secondi. Bandiera gialla nel T1. Z Pro Mauro! 3 secondi e fanno 6. Attenzione! 6 secondi di penalità per Z Pro Mauro. Prende l'ultimo avviso. E sono 6 secondi. E adesso si fa dura per Z Pro Mauro. Si fa veramente tanto dura. Perché dovrebbe recuperare il 2 di testa e dargli 6 secondi. Il che vuol dire che ha 12 secondi da recuperare in questo momento. Ad Adoizzi e Birillo Dog. 1:16.8 in questo momento il vantaggio, il giro più veloce di Z Pro Mauro. Drago si fa molto vicino.
recuperato tutto sommato poco comunque, perché 6 decimi in un giro. Tanto mi avrò guardato, Sì. avrò avanzato Giovi. E quindi si porta in sesta posizione, potrà attaccare la Ferrari di Advanced Apple. Comunque una quinta posizione non fa mai male. Attenzione perché potrebbe essere anche una quarta posizione, perché Zeta Pro Mauro a 6 secondi. Bisognerà vedere. Mancano 14 giri alla fine. Vediamo cosa succederà nel finale di questo GP di Spagna. Abbiamo visto una safety car, abbiamo visto Dado Izzi e Birillo Dog fare un gioco di squadra assurdo su Drago Lievitato per tenere dietro il loro rivale e rimanere davanti. Abbiamo visto tante strategie diverse. Mancano 13 giri alla fine. 5 secondi e 7 in questo momento. Zeta Pro Mauro che viene Drago. attaccato all'esterno da Drago Lievitato ancora prima della staccata di curva 1. E anche Mauro Gold passa ad Advanced Apple. E quindi in questo momento Mauro Gold deve gestire, deve sapere che Zeta Pro Mauro ha 6 secondi di penalità. 5-4. Drago in questo momento secondo me starà spingendo sia per non farsi più attaccare da Zeta Pro Mauro, sia per tentare di andare all'attacco. Tanto ancora bandiera gialla nel T1, ma penso sia di nuovo il bug di prima. Eh sì, perché era crashato l'offense che è rientrato e purtroppo succedono queste cose. Vediamo, vediamo, 5-2, 5-1. Si assottiglia il distacco. Certo è che in 13 giri recuperare 5 secondi con la gomma soft non è difficile, ma bisogna vedere quanto regge. E bisogna vedere che cosa si inventeranno Birillo Dog e Dado Izzi per tenere dietro i rivali, anche questo c'è da dire. E adesso possono rifare il gioco di prima, cioè fare il muro. C'è da dire che comunque al netto di cataclismi il podio in Red Bull ce l'hanno tutte e due, perché Zeta Pro Mauro è a 6 secondi, ha 6 secondi di penalità, quindi Birillo ne ha 3, quindi dovrebbero arrivare lì davanti. E 5 si assottiglia il distacco, fase un po' cristallizzata ma che si gioca sui nervi questa ultima porzione del GP di Spagna. Non ci sarà lotta in pista ma c'è lotta a distanza, recuperare decimi, centesimi, per poi tentare un attacco alla fine. Dimmi? Ecco, Non rifaccio la botta di prima, giuro. bravo. Bravo. Oh, intanto Giovi su Advanced Apple. Anche Flaminio con Marco Cano. Passa il pilota. Williams che anche gomma rossa. Comunque Drago 3-7, forse si sta un po' stabilizzando, diciamo, il distacco. Eh sì, però mancano ancora 11 giri, arriveranno lì, eh. Arrivano, arrivano. E allora Lopinski prende altri 3 secondi di penalità e va a quota 9 purtroppo. E Zeta Pro Mauro invece esce molto Gara difficile attaccato. per lui, ma si sapeva, eh. Eh sì. Esce
decimo molto vicino, Zetto Pro Mauro con il rettilineo 5 decimi, difficile portare adesso l'attacco, ma... si avvicina molto adesso qua in staccata il pilota Haas. Non devono darsi fastidio i due se vogliono riprendere davanti da Dovizi, hanno ancora davanti 10 giri. Giovi, altri 3 secondi e sale a quota 6. Sì, si sta un po' via via rallentando, diciamo, il recupero. Sì, intanto in chat mi dicono per il lag di Z Pro Mauro, tra l'altro una domanda, è una, diciamo, considerazione fatta, diciamo, a diversi piloti. Io in realtà sono stato su di lui praticamente quasi tutta la gara, ma non ho notato particolari lag. Io prima lo vedevo, aveva una tacca, ma non ho visto lag. Sì, la tacca la vedo alcune volte pure io, che avevamo poche tacche, ma non ho visto nulla di particolare. E allora Dragon Evitato adesso si porta a 2 secondi e 7 ed è virtualmente secondo per via dei 3 secondi di penalità che ha il pilota Red. Eccomi. Guarda. Ho avuto un calo di voce, è stato spiacevole, comunque eccomi subito. Ho bevuto un po' d'acqua. Dicevamo, vedo 3 secondi e 3 tra lievitato, quindi vediamo cosa succede. Giovi e Advance Apple se la stanno suonando, se la stanno cantando per la sesta e settima posizione. Quindi l'azione in pista è tornata. Ma quella che vogliamo vedere ancora di più è quella là davanti, se ci sarà, perché mancano 9 giri al termine del Gran Premio di Spagna. Drago Lievitato, dicevi, virtualmente secondo. Eh sì. Vediamo se da Dovizi riuscirà a salvare il proprio compagno di squadra, magari trainandolo col DRS. E fare la seconda doppietta però di una scuderia differente dopo quella che abbiamo visto in Williams in Olanda. Sarebbe bello, perché ci sarebbe, oltre a un campionato molto molto equilibrato dal punto di vista piloti, anche dal punto di vista costruttori, vedere un campionato così sarebbe molto molto bello. Cartista passa Marco Ganu per la nona posizione. Intanto, intanto c'è stato un sorpasso tra bot, sì. Just Loller. No, Lele Salva non è un bot. Sì, è un bot, anche lui era crashato, peccato. Comunque è aperta la votazione per il Driver of the Day sul canale Telegram. E allora affrettatevi, anzi no, pensateci un po' prima, perché è stato veramente un grandissimo GP quello di questa sera. Io ho un nome. Aia, quando Andre si presenta così non lo ferma nessuno, prego, dica. Vabbè, tu hai pronosticato Just Loller e ha fatto una fine atroce, quindi io al momento direi Birillo, perché comunque da un punto di vista anche strategico è partito ultimo, ricordiamo che non ha fatto le qualifiche, non ha sbagliato nulla finora, poi magari non si sa. Ma effettivamente se colpisci in casa Red Bull non fai male, ecco, perché la strategia penso che abbia colpito un po' tutti per tentare di ostacolare il sorpasso di Drago Lievitato, è stata molto scenica e soprattutto non si è fatto male nessuno, quindi veramente bravi i due piloti Red Bull. Però a me verrebbe da dire Drago Lievitato sicuramente, perché ha fatto una gran gara e purtroppo è stato beffato anche da una gran strategia Red Bull e soprattutto dal non aver magari il traino di Just Loller.
quindi secondo me potremmo andare magari il 3 sarebbe forse era meglio non averlo già solo lì, cioè, però dovessero dire lo vuoi lì o lo guarda se sì, sta dietro è meglio, sì ci sta, però magari avevano tutte e due lo stesso passo trainandosi, certo, tutte e no, due no. Col DRS magari potevano fare un po' di selezione in più, e invece Drago è rimasto sempre lì da solo e ha fatto vedere che questa sera ne aveva veramente tanto. Solo una grande strategia Red Bull per il momento gli sta togliendo la vittoria. Stanno arrivando, eh. Stanno arrivando. 1.7. Eh sì, continua a rimanere tra l'1.5 e l'1.7 il distacco negli ultimi giri. Quando mancano 6 giri al termine, intanto Adrian Seppel ripassa ancora una volta Giovi e si riprende la sesta posizione. Quindi vedremo cosa succederà alla fine. Uno e tre. Uno e tre, uno e due. Ora si gioca sui centesimi. Birillo Dog per un millisecondo era andato sopra il... al secondo proprio di Dado Izzi. Non volevo essere ripetitivo, stavo cercando un sinonimo di secondo, ma effettivamente non ce n'è. Quindi 1.34, Drago Lievitato è arrivato. Zona DRS per lui per la prima volta. Su Birillo Dog quando mancano 5 giri alla fine. Vedremo come se la giocheranno in casa Red Bull. Se Helmut Marko avrà chiamato già in casa Alfa Tauri. Vedremo. Intanto Mauro Gold ha la quarta posizione in pugno praticamente. Deve continuare a mantenere sotto i 3 secondi il distacco da Z Pro Mauro. Poi dietro c'è la lotta tra Van Seppel e Giovi e tra Flaminio e Cartista, perché Cartista è tornato sotto Flaminio. Quindi saranno 5 giri di fuoco, sia lì davanti che a metà classifica. A specchio proprio di quello che dicevamo prima, una Pro League incredibilmente competitiva e equilibrata. Credo che Dado Izzi debba fuggire il più presto possibile. Perché se solo potesse. Se solo potesse, effettivamente. Però è arrivato Drago e come un falco si sta gettando su Birillo Dog. Adesso vediamo. Ovviamente Birillo si difende col DRS di Dado Izzi, del suo compagno. 4 giri al termine. 4 giri al termine. Curva 3 indenne. Si va. Curva 4. Dietro intanto non è cambiato nulla, quindi le due battaglie che si erano accese nei giri precedenti per ora rimangono al palo. Vicinissimo Drago, 2 decimi. Vediamo se tenta l'attacco qui tra curva 9 e curva 10. Esce fortissimo il pilota dell'Alfa Tauri, ma qua è molto corto il rettilineo, infatti non tenta neanche di farsi vedere negli specchietti della Red Bull di Birillo Dog. Sta difendendo con le unghie e con i denti un secondo posto in pista che potrebbe ostacolare la vittoria a Drago Lievitato e darla al suo compagno di squadra. 2 decimi, vicinissimo, è vicinissimo Drago, è vicinissimo, rallenta Dado Izzi come prima, non c'è spazio per Drago. Gran giocata Red Bull anche questa volta. E Drago è pure a corto di Hers. Eh sì, lo vedevo anche prima abbastanza in difficoltà con quando era in lotta con Z Pro Mauro. Oh Drago, non sa più dove farsi vedere. Ha fatto una finta a destra, una finta a sinistra. Non sapeva più dove andare per attaccare Birillo Dog.
Un decimo. È vicinissimo, è uscito fortissimo, rischiando tantissimo. Drago gli ha evitato andando su quel cordolo esterno. Mamma mia, cioè è incollato qua. Eh sì, ma finché se la giocano così è difficilissimo per lui. È veramente difficile perché è ingegnosa dalla parte Red Bull il fatto che Dadoizia è dal lenta. Vediamo in questo momento un'altra volta, penso che Drago ormai la sappia a memoria, vediamo se è riuscita a studiare una contromossa, invece no, rimangono tutti a trenino, due giri alla fine con tre piloti a giocarsi, anzi due piloti a giocarsi la vittoria, perché uno purtroppo ha 3 secondi di penalità, se no erano tre piloti a giocarsi il primo posto. Come dice Savastan, devi provarci nel misto, Drago, è l'unico modo. Eh sì, è l'unico modo. Buttati. Fai qualcosa, perché là ormai sanno come disinnescare un tuo attacco, Drago. Non è facile in questo circuito. Ma una domanda che farò o a Drago o a Birillo è: quanto l'hanno provata? Perché o gli è venuta così improvvisando questa strategia, oppure quanto l'hanno provata, se è premeditata una cosa del genere, perché cioè spostarsi sulla destra per non dar spazio all'avversario che sta superando il tuo compagno, cioè devi essere millimetrico, perché se sbagli rischi di perdere due posizioni. Occhio. Vedremo. È di nuovo vicino Drago. Ma là il muro Red Bull si erge e non tenta neanche più il sorpasso qui, o meglio, magari dice lo tento all'ultimo, vediamo che succede. Occhio, ora è vicino. Ora è vicinissimo, ora è vicinissimo. Curva 3, curva 4, forse qui, tra curva 4 e curva 5, dove prima si faceva vedere, fa una finta infatti di buttarsi all'interno, e Birillo tira una gran staccatona, è arrivato lunghissimo. Esce molto più forte Drago qua. Ma ancora il DRS Birillo. Vediamo se ci tenta qui. Di nuovo sfrutta tantissimo il corno. Guarda chi è arrivato. Anche se ha 6 secondi di penalità, sta arrivando Z Pro Mauro. Quando sta per iniziare l'ultimo giro di un Gran Premio di Spagna emozionantissimo per tutto quello che abbiamo visto e vissuto. Cartista intanto aveva passato Flaminio portandosi in ottava posizione. Skoda Drago gli ha invitato, vediamo se tenterà il tutto per tutto quello che sarà l'ultimo passaggio in curva 1. È lontanissimo perché ha scodato all'uscita della S. E vediamo se avrà studiato un altro passaggio, un altro posto dove tentare un sorpasso. Curva 4 passa indenne. Ha perso anche un po' di trazione qui. 4 decimi. Birillo affonda la staccata. Rimane 4 e mezzo secondo. Birillo Dog, altri 3 secondi di penalità. Attenzione, perché Mauro Gold in questo momento potrebbe avere la terza posizione. Incredibile. Perché sia Z Pro Mauro che Birillo Dog hanno 6 secondi. Vediamo. Arrivano alla chicane per l'ultima volta. Quello che è certo, e che possiamo dirlo, anzi non lo dico perché sennò faccio la fine di un mio collega l'anno scorso in Prime, Dadoizzi vince il Gran Premio di Spagna con Drago Lievitato che passa in seconda posizione per la penalità di Birillo Dog, terzo Mauro Gold in terza posizione, quarto Birillo Dog, un gran peccato per lui, grande gara del pilota Red Bull, poi Z Pro Mauro quinto, sesto Advan Seppel, settimo Flaminio che ha passato Cartista e Giovi per le penalità, ottavo Giovi, nono Cartista, a concludere la top 10 Marco Ganu, poi Lopeschi, Just Lawler e Lele Salva,
ovviamente fantasma, sono arrivati alla fine. Gran gara, Rappo. Io sono senza voce, c'ho la gola che proprio va in fiamme. Dici un po' come ti è sembrata questa gara, perché a me è piaciuta tantissimo. Anche a me è spettacolare l'ultima parte di gara con il tuo Red Bull, che faceva tutta questa strategia, il muro, lente in rettilineo, come hai detto te prima. Secondo me l'hanno un po' preparata, per forza. Non può venirti così dal nulla. Ma secondo me sì, anche perché, come hai detto prima, devi essere millimetrico e sicuro di quello che stai facendo, perché con un piccolo errore potresti mandare in tilt il tuo compagno e perdere anche il punto di staccata tu. Quindi ci vuole molta freddezza e bisogna essere molto calcolatori. E loro due, sia Dadoizzi che Benillo Dog, l'hanno fatto fino all'ultimo e stava per pagare, e invece purtroppo delle penalità al povero Benillo Dog hanno tolto una doppietta che era in pista, era meritatissima per la Red Bull. Tanto stiamo aspettando che Lele Salva concluda la gara in questo momento, perché vediamo i piloti continuare a scornarsi in pista dopo la bandiera a scacchi. Invece, intanto che c'è questo momento, Andre, un tuo commento a caldo. Beh, è stata una gara emozionante. Diciamo che chiaramente i problemi di Giast hanno un po', come dire, e anche l'entrata della safety car hanno un po' scombussolato tutto, quindi complimenti ai due Red Bull, perché hanno fatto una strategia, chiaramente erano anche un po', come dire, non costretti, ma sicuramente hanno tentato l'azzardo, e Birillo che si è, tra virgolette, sacrificato, perché mi sembra evidente che faceva un po' da scudo nei confronti di Dovizi, anche perché credo che Dovizi in ottica campionato potrà essere un avversario sia di Drago che di Joss Lawler. E assolutamente, alza la voce soprattutto sia dopo la vittoria di Cina, e qui arriva questa seconda vittoria in questa Pro League, e adesso dovranno iniziare a temerlo sia Just che Drago, assolutamente, anche perché io ho timore che Lele, ora vediamo se arriva. Ma quanti giri sta facendo il bot? Prima o poi la finirà sta benzina. Va bene che strolla al portafoglio a fisarmonica, però non vorrei che si fosse bloccata la lobby, perché vedo un tempo che rimane sempre di un secondo. Oh no, non so onestamente quanti giri avesse. È un disastro. Il bot di Le Salva continua ad andare. Diciamo che per fortuna è stata finito. A me, cioè, io vedo dalla live 3G da parte di Le Salva, quindi glieli vuole far finire. Io ne vedo 2 per Le Salva e 3 per Just. Io vedo solo che Just Rambo. Ha preso. Io vendo Rambo e Lesi Box. Anch'io. Vabbè. Cosa sta succedendo? Io direi che comunque la gara è stata portata a termine, quindi per i piloti non dovrebbero esserci spiacevoli sorprese. Sì, vediamo se intanto si chiude dopo oppure continua. Io credo che continui imperterrito. Continua. Sì. Anche perché magari in questo momento vedo la vettura di Lopez che andare molto lenta e passata da un cacciabombardiere rosa. No, c'è da capire solo se Lele Salva si è ritirato realmente, cioè ha concluso realmente o ancora sta girando. E io lo vedevo fantasma agli ultimi giri. Pure io. Io vedo che sta rallentando. Forse ci siamo? O ha finito la benzina o forse ci sia. No, la benzina ce l'ha. No, io lo vedo proprio a regime di gara. Oh. Ok, oh là, l'abbiamo fatta. Ecco, ci siamo. Anche stasera rimandiamo il podio, diciamo.
ci dice Colello Marketing. Bene, bene, allora, in questo momento possiamo invitare, anzi sì, invito un io che faccio giusto le foto e poi vi saluto. Intanto io invito i piloti. Allora, io vado con i ragazzi, buona serata. Molto bene, molto bene. Grazie Andre, salutaceli. Non mancherò. Molto bene, impossibile aggiungere alcuni giocatori a causa delle loro impostazioni. Molto bene, anche i party questa sera sono d'aiuto. Raffo, ti chiedo se inviti Dado Izzi, perché purtroppo probabilmente avrà la privacy. Ci provo. Fatto. Perfetto. Aspettiamo qualche secondino che i piloti, i tre classificati, i primi tre classificati, arriveranno da noi. È arrivato il buon Mauro Gold. Buonasera. Aspettiamo un po' tutti. Oddio, io ragazzi ve lo dico, non ho più è la seconda gara della Pro League che non ho più voce. Sia Cina che Spagna mi hanno ridotto la voce a sotto zero. C'è stato un momento che ovviamente non avete visto off live, che ho dovuto chiedere il cambio un attimo per andare a bermi un goccio d'acqua, perché avevo la gola in ebollizione. È arrivato anche il buon drago lievitato. Aspettiamo solo da Loizzi. Eccoci qua. È arrivato anche Dado, quindi possiamo iniziare. Allora, Dado, dopo la vittoria in Cina, che è stata maturata dal referto post-gara, è arrivata una grandissima vittoria in pista con una strategia che ci ha fatto tutti urlare, tra virgolette, al miracolo. Dici un po' com'è stata la gara e soprattutto anche il fatto di differenziare la strategia partendo con Gomard. Allora, esordisco con un... Sì. Poi, allora, buonasera a tutti. Allora, qualifica, vabbè, avevamo già premeditato la partenza con l'Hard con Stefano. Non mi sarei aspettato di partire praticamente ultimo, volevo fare il tempo per stare più vicino agli ultimi. E così non è stato, quindi siamo partiti ultimo e penultimo. E niente, la gara in partenza, al contrario di Cina, non è stata aggressiva, anzi sono rimasto ultimo, anzi ho frenato anche tipo ai 500 metri da curva 1, il primo giro, quindi ho evitato quanti più contatti possibili o quanti più rischi possibili, e fortunatamente ho avuto molta strada libera davanti in tutta la gara, fino alla fine praticamente. Non ho mai avuto praticamente nessuno davanti a me che mi tappasse la strada o mi facesse perdere tempo, quindi diciamo che la strategia è dovuta soprattutto al mio compagno, che l'ha studiata mentre andava a prendere un pacco di Amazon, quindi clamoroso, e niente, fortunatamente è uscita la magia. E niente, peccato per 1-2 che non si è concretizzato per la penalità all'ultimo giro, però tutto sommato sono contento, sia perché sono partito praticamente ultimo e ho vinto in questa categoria, sia perché ho vinto 2-2 e ci sto iniziando a credere, dai, diciamo.
sì, ecco, noi a parte la strategia hard media che è stata molto efficace, ma noi abbiamo visto la strategia per non farvi passare da drago lievitato in curva 1, e quella lì veramente è piaciuta veramente tanto alla chat e anche a noi che l'abbiamo commentata, perché secondo me ciò che abbiamo detto noi in cabina di commento è stato che l'avete provata tantissimo, perché era veramente da rimanere freddi e calcolatori, perché se si sbagliava qualcosa si rischiava di perdere due posizioni. Come vi è venuta questa mossa difensiva, Dado? Allora, mi dispiace lasciarvi un po' così, ma non l'abbiamo provata manco mezza volta, quindi è stato tutto improvvisato dall'inizio alla fine. L'unica cosa che era stata premeditata era appunto la strategia, quindi tutto quello che è venuto poi il resto dopo non era stato per niente escogitato prima della partenza. E niente, volevamo dare meno punti di riferimento a Drago, impossibili staccate a curva 1, perché era praticamente l'unico punto per passare, però bisognava sprecare tantissimo ERS. Quindi abbiamo cercato di attuare una strategia per dargli meno spazio possibile per poter attaccare. Molto bene, molto bene. Grazie Dado e complimenti. Passiamo al secondo pilota classificato, Drago lievitato. Drago, dopo due gare un pochettino sottotono per te, sei tornato al podio. C'è stato un muro Red Bull davanti a te, però comunque sei ritornato dove hai dimostrato di poter stare. Buonasera, intanto rettifico, non due, ma tre. Comunque, di gare difficili, perché nelle ultime tre gare ho rotto tre volte l'ala. Comunque, ma è stata una gara veramente difficile, e che alla fine del risultato nel complesso sono contento comunque, tornare sul podio in generale. Per la vittoria, io vabbè, sono convinto che ho sbagliato a fare praticamente la gara con Zeta Pro Mauro, perché ho avuto il dubbio, perché sapevo che Zeta Pro Mauro era partito con la gialla e quindi lui avrebbe montato una rossa nel finale, però ho sbagliato a fare la gara con lui. Io a quel punto, visto che lui doveva montare la rossa nel finale, ho detto vabbè, la monto anche io. Solo che poi mi sono completamente dimenticato dei due Red Bull. E devo dire, vabbè, alla fine il gioco di squadra ovviamente ci sta. Devo essere sincero, un pochino ho rosicato, soprattutto nel primo stint, quando ho rischiato quasi di centrare il birillo in curva 1. Per fortuna sono riuscito a evitarlo. E perché sto parlando come Binotto non lo so. E comunque stavo dicendo, poi il risultato alla fine ci sta, ripeto, in generale comunque una bella gara, tornare sul podio qua così. Complimenti a Dado Izzi, perché comunque è partito dal fondo, e complimenti in generale a tutti e due i piloti Red Bull, perché hanno fatto veramente un grande gioco di squadra. Molto bene, molto bene. Grazie Drago. Allora a questo punto passiamo al terzo pilota classificato, Mauro Gold. Dopo la Cina anche tu ritorni al podio, e dici un po' come è andata la gara. Ti abbiamo visto ovviamente un pochettino meno pimpante della Cina, però poi con le penalità sei riuscito a raggiungere questo podio. Allora, innanzitutto parto da due cose negative. La prima è sempre il giro di formazione, dove cioè già si andava praticamente a piedi. Non capisco il senso di fare quelle cose, perché ci fa partire tutti con gomme a 60 gradi, cioè nemmeno lui le scalda bene, quindi non capisco qual è il senso di andare così piano nel giro di formazione. E non è la prima volta, non è l'unico che lo fa. Vabbè, lasciando stare questo, poi c'è stato un po' di lag di Zeta Pro Mauro che mi ha dato parecchio fastidio, soprattutto a metà gara. Per quanto riguarda la gara, sono abbastanza soddisfatto del passo. L'unico rimpianto è aver preso due avvertimenti in un unico giro, verso il giro 40, e quindi mi sono pregiudicato, diciamo, l'ultima parte di gara, perché non potevo spingere come volevo. Perché non avevo paura di prendere l'ultimo avvertimento. E niente, diciamo, abbiamo perso la gara sia seguendo Zeta Pro Mauro mettendo la rossa,
sia anche perché abbiamo perso tanto tempo dopo l'ultima sosta dietro ad Avanzippo e Giovi, lì abbiamo perso il meglio della gomma rossa. E niente, però per quanto riguarda il risultato sono abbastanza soddisfatto. Molto bene, molto bene. Grazie Mauro. A questo punto domande dalla chat non ci sono, è mezzanotte e 10, quindi io direi che è ora di chiudere. Prima intanto diamo i risultati del sondaggio del Driver of the Day sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel. C'è una vittoria in ex aequo tra il buon Drago Lievitato e Dadoizzi con il 25%. Quindi per il momento siete voi due i vincitori. Non so come ve la volete spartire, ma siete voi due. Ma io la darei a Stefano, che ha fatto un garone anche lui, quindi merita anche lui. L'unica cosa che D'accordo. volevo aggiungere è che dedico la gara al mio ingegnere, ai miei ingegneri Nicola e Federico, dedico la vittoria a Stefano, che ha fatto appunto praticamente la strategia da solo. Come ultima cosa, ora mi vado a fare una doccia perché faccio schifo. Comunque c'è un colpo di scena. Il tredicesimo voto ha pregiudicato la vittoria in ex aequo e Dadoizzi vince col 31%. Mi dispiace, Drago. Manco questo. Vabbè. Amen. Una vittoria così in diretta, manco a Sanremo. Grazie mille a voi, quindi io vi lascio andare dal buon Andre con il briefing post gara. Grazie a tutti e tre, grazie Mauro. Grazie a voi, buona serata. Grazie Drago. Di nulla, buonanotte. E grazie a Dado e complimenti ancora per la vittoria. Grazie, grazie a voi. Io vi ricordo intanto i prossimi appuntamenti settimanali, sempre con Formula Italian Team. Saremo ancora sul Gran Premio di Spagna, al circuito del Montmeló, con giovedì la Master League, la categoria di punta, il main event, lo possiamo nominare in tanti modi, sempre qui su Twitch, sul canale di Formula Italian Team underscore com. E poi venerdì ci sarà l'ultimo appuntamento settimanale con la Prime League, sempre alle 21:30. Magari per la Master League collegatemi un pochettino prima che c'è il Virtual Studio. Io ringrazio Raffo Idex per avermi supportato il commento e per le immagini mostrate. Grazie Raffo. Grazie a te, Andre. Ringraziamo anche il buon Andrea Badolato che è andato in stanza in party con gli altri piloti per carpirne un po' qualche delucidazione a caldo. Io vi do una buonanotte e a presto, solo se fit non è in live. Ciao 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 ciao, a giovedì.